E anch'io ho deciso. Sì, vendo e sbaracco tutto. Cosa? Cosa vuol fare? Sbaracco. Vendo. Restiamo qui, io e Malvina, sole, a far che cosa? E perché? Per pagare le tasse, i debiti, l'amante di mio marito, ma andiamo. Si vende. E tanti saluti. Compra tutto il Nardoni, eh? Ce l'ha fatta, è il sogno della sua vita, crede che non lo sappia? No, beh, Nardoni o un altro è lo stesso. L'importante è che con quello che prendo pago tutti quanti, sì. Posso dare a Franca la parte che le spetta. Investo il resto in titoli tranquilli. E ho quanto mi basta per Malvina e me per vivere a Roma di rendita. Un appartamento d'affitto. O meglio, un residence. Senza più problemi di servizio. Ah, che pace. Non faremo le gran signore, ma potrò anche togliermi il gusto di qualche piccola soddisfazione. Come fare un bel viaggio, un bel vestito e la mattina a letto fino a tardi con un buon libro. E anche per Malvina è importante frequentare certi ambienti, conoscere gente, cercare una sistemazione, un lavoro che le piaccia. Il lavoro che mi piace l'ho anche qui. Ma è perché non hai esperienza di altro. E se ti piacciono soltanto i cavalli, sta tranquilla, Malvina. I cavalli li trovi anche a Roma. E comunque la decisione l'ho presa pensando a me. A me basta. Va a spegnere il motorino. Forse hai ragione. Fa bene. E lo zio Gugo? Sì, Gugo. È un problema, lo so. Ma si troverà una soluzione. Come la trovano tanti. Bel posto, eh? Ma guarda quanti vecchi. Facciamo un salutino alla mamma del Nardoni e veniamo via subito, zio Gugo. Te la ricordi la mamma del Nardoni? No. Ah, già, ora che ci penso, non l'hai mai conosciuta. Vedrai com'è simpatica. Ma hai visto tanti vecchi tutti insieme? Eccola là, venite. Buongiorno, mamma. Come stai? Ti importa assai come sto io. Ti ricordi della signora Elena? Mi ricordo, mi ricordo. Buongiorno, signore. Buongiorno. Su, via, non fare così. Sabato non sono potuto venire. Un bacino, dai. Attento che ti do uno schiaffo, sai. Attento a che, se me l'hai già dato. Ora la posso salutare per bene, signora contessa. S'accomodi. E anche lei, signore, si metta a seduto. Grazie. Ha fatto proprio bene, sa. A volte ti rilevano dalle mani gli schiaffi. I miei rispetti, signora Rosa. Se ha bisogno che la rega la matassa. No, no, non ho bisogno che mi si rega nulla. E poi non vede che ho ospiti. L'ospite sono io. È affascinante. Sembra un duello di D'Artagnan. E cosa sta facendo? Un golf? Un cardigan, punto biscia. Biscia d'acqua o biscia di terra? Biscia d'acqua. Non si vede dal colore. E mi dica, quanto tempo ci mette a farlo? Stasera è bello, è finito. Mi scusi, signora, ma lei crede che un uomo intelligente, un uomo che ha inventato anche un telefono, possa imparare un lavoro come questo? Un uomo è sempre un uomo. Noi in certe cose siamo superiori. E poi farebbe ridere i polli. E i polli ridono pure. Tanto ride bene chi ride ultimo. Signora Rosa, se vuole invitare questo suo nuovo amico, non so, anche per qualche giorno, non faccia complimenti. Io per invitare lo invito, ma non voglio forzare nessuno. Dipende da lui se vuole restare. Io se mi insegna a fare la calza, ci resto pure. Volentieri. Ma non mi lasciano mica. Gli fa troppo comodo a casa. Penso che sarà molto difficile. Ma io non voglio lasciarlo. Siamo venuti soltanto per dare un'occhiata. Mi creda, se suo zio accetta l'invito, è la maniera migliore. Sì, sì. Non rimandi.
Così sarebbe una sua libera scelta, senza subire imposizioni. Poi da cosa nasce cosa? Passa una settimana, due, si prolunga l'invitto. Dopo il primo mese è fatta. Ma certo.